giorni è un summit mondiale a New York con 300 partecipanti da 90 città e le colazioni sono una modalità per trovarci una volta al mese a parlare di temi tra non geni alla TED ma tra persone creative, partendo dal presupposto che tutti siamo creativi e si utilizza un tema comune in tutto il mondo che per il mese di agosto è community. E proprio perché appunto c'è anche il summit di tutta la comunità dei creative money e abbiamo chiesto a Dario Boldrini di essere lo speaker di questi 20 minuti di chiacchierata perché l'abbiamo incontrato io e Silvia all'orticoltura che nella giornata dello scambio semi stava proponendo la sua esperienza al Tiepidarium, un luogo fantastico della città, perché tutti potessero così avere un assaggio di cos'è lavorare partendo dai semi e arrivare agli orti, ai giardini e a questa bellissima associazione che si chiama Seminaria. Lui si autointroduce e poi ci racconta un po' quello che è la comunità dei giardinieri planetari, o insomma di chi ha deciso che la natura è la propria passione e su questo può scambiare, in modo che questo serva di spunto per tutti. Grazie a tutti quelli che ci sono, ringrazio i partecipanti volontari che aiutano la community e oltre agli sponsor globali che avete visto che consentono a tutto il network di unirsi, anche gli sponsor locali. Oggi abbiamo un fantastico gelato di prossimità dal gelatiere di Piazza Tasso e se volete ci sono un po' di libri che Dario ci aveva suggerito in un'altra occasione della libreria Tartana. Grazie mille a voi di essere qua di condividere questa colazione insieme, colazione creativa. Siamo tutti creativi, quindi vi invito ad ascoltarmi in modo estremamente libero e mi auguro che voi possiate da questa esperienza sperimentare. Vorrei davvero che tutti andate a casa con un seme in tasca o nel taschino della camicia e spero ci sia modo comunque di condividere esperienze reali, quindi niente di virtuale. Io vivo in provincia di Firenze, negli ultimi anni mi sono occupato di giardini, di orti. Ho superato un po' l'illusione che la creatività sia soltanto lavorare con un proprio talento. Per me è un'illusione, io ho ascoltato la passione e quando parliamo di natura la passione e il dialogo tra uomo e pianta, tra uomo e terra è fondamentale. Ascoltando la passione non ho fatto altro che giocare con i semi, con le piante, con le talee, con il profumo della terra. Giocando ho non solo acquisito un sacco di sapienze, ma ho avuto la possibilità, grazie alla RAI che ha creduto in me per 3 anni, di girare l'Italia e conoscere orti e giardini poco consueti. Dico poco consueti perché anche uno spazio come il giardino degli Ghiacci all'interno dello Strano Fiorentino può essere uno spazio poco consueto, dove non sono stati fatti interventi solo legati all'aspetto estetico, funzionali, ma dove va da sé che la creatività è fatta dalle persone. Quindi c'è una bellissima rete di comunità, piccoli semi di resilienza per il futuro di una città. Allora, parliamo di semi, quindi partiamo dai semi. Io inizio sempre portandomi una banca dietro, l'unica banca in cui credo, che è una banca ovviamente di piccoli semi. Il seme che cos'è innanzitutto? Senza andare sui tecnicismi, non amo mai parlare con terminologie agrotecniche, scientifiche, perché in fondo il seme è la cosa più naturale possibile, li abbiamo sotto gli occhi sempre, ok? Sempre. Di momenti c'è soltanto il frutto che ce li nasconde, ma sono sotto i nostri occhi sempre. È la nascita della vita, è come un'idea che dà origine a qualsiasi nostro impeto creativo, quindi il seme è la vita, ok? Tutto parte da un seme. Ci sono due frasi ispiranti che io porto con me, che sono una di comunque un signore che non ha sempre lavorato con la natura ma anche in altri settori, e una invece è Vandana Shiva, che ha dedicato tutta la vita alla salvaguardia dei semi. E si parla spesso di salvaguardia, ma perché? Perché in Italia abbiamo leggi molto restrittive sui semi, quindi va da sé che ognuno, penso anche voi, abbiate fatto l'esperienza di comprare dei semi in busta, ok? Ibridati, selezionati accuratamente, con ancora una volta l'illusione che i migliori semi siano quelli che troviamo in commercio. La mia, tra virgolette, lotta silenziosa e benefica è quella invece di porsi un po' contro il green business e anche lì giocare un po'. Quindi passare su un bordo strada a raccogliere dei semi di un cardo, di una vitalba, di un tarassaco, oppure anche un semplice ricettacolo di semi come un piccolo melograno. Non tutti li raccolgo e ci faccio una spremuta, ma alcuni li tengo e li risemino per farmi un bosco di melograni. Quindi dal piccolo possiamo comunque ottenere delle grandi soddisfazioni. Se volete poi potete avvicinarvi, osservarli,
e va da sé che tutto ciò che poi protegge il seme va estremamente osservato, quindi al di là dico del ormai inflazionato tarassa, poi ci sono dei semi come in questo periodo i cardi che dopo aver fatto un bellissimo fiore selvatico fanno un bellissimo frutto protetto da spine che poi appena apre manda da sé dei fiori leggerissimi, no? Nell'aria. E insomma, al di là di tutte piante e fiori che sono anche commestibili, sono piante che hanno da insegnarci, ok? Hanno da farci sperimentare. Ad esempio, una semplice ghianda che poi diventa un albero, siamo abituati a conoscerla soprattutto in Toscana come molto piccola, no? Quindi un leccio, un quercus, una roverella, un alberello dei nostri boschi, dei nostri giardini. Però in Italia abbiamo piante secolari, come la quercia dei cento cavalieri, che viene dalla Puglia, che sono comunque piante dei patriarchi, sono meravigliose. A volte non ci chiediamo quanto può vivere un albero, quanto può pensare una pianta, quanti sensi ha una pianta. Ecco, partendo dai semi andiamo subito sulla dimensione emotiva, sulla dimensione empatica. Perché? C'è una storia che racconto sempre, che è molto interessante, è quanto in realtà consideriamo i semi qualcosa di vivente o meno. Per tutti vedere una bacheca di 40 cm quadri è, vuol dire, un qualcosa di sterile, no? Sono piccole cose, quindi parlare di una vita che poi cresce e radica ci fa quasi sorridere. Invece la concia del seme, che non so che se la sapete, ma è semplicemente alleggerire un po' la cuticola dura del seme per aiutare il seme a germinare, un tempo non veniva fatta con i prodotti che si vendevano nelle agrarie e le semine non si facevano con le seminatrici da quando abbiamo meccanizzato l'agricoltura. È bello parlare in città di queste pratiche perché un tempo il seminatore prendeva semplicemente una bella manciata di semi nella sua mano, un po' sudata, che è della mattina, e poi cosa faceva con questi semi? Si sputava in mano, metteva a contatto la sua parte interiore del suo bagaglio di DNA con quella parte biologica di DNA contenuta nel seme. In quel seme non c'era altro che tutto il patrimonio genetico della pianta che sarebbe nata. Il contatto fra l'uomo e la natura, un tempo, anche nel semplice gesto di mettere un seme a terra, era viscerale, era carnale, era fin dal primo momento della vita della pianta. Questo l'abbiamo completamente perso. È una riflessione che faccio per riflettere anche sulle dimensioni di questi aspetti. Oggi parliamo molto di piccole aziende, piccole economie, piccole comunità. Queste piccole realtà, che a mio avviso sono il futuro sostenibile non solo delle città, ma anche delle campagne, partono comunque da gesti semplici, estremamente semplici. Io credo che nessuno di noi abbia bisogno di nessun scienziato, nessun agrotecnico, nessun professionista del verde per fare l'esperienza della semina. Credo che ognuno di noi debba semplicemente osservare un attimo la natura, raccogliere due ghiande, due petali di un fiore, assaggiarli e fare l'esperienza della semina. Tutto qua. Quello che è molto interessante è condividere, quindi vi invito a portare dei semi con voi in tasca, che portano fortuna, oppure a venire a ascoltare pazzi come me perché tornerete a casa con qualche seme in tasca. Nei prossimi incontri, se ci saranno, portate pure i vostri semi. Okay. Allora, io ho portato, ora ce ne sono in abbondanza, quindi dal mio orto ho portato dei semplici microfoni di semi, possiamo trovare porri, cipolle, aglio, poi ho molte robini a casa, cosiddette casce che molti non amano, però in questo periodo fanno questi fagiolini, c'è un po' di lunaria che possiamo sperimentare. Allora, mi occupo di orti, l'orto in Italia, ne parlavo prima con qualcuno di voi, ha sempre avuto il legame stretto e viscerale con il food, con il cibo, che è molto di moda. L'orto per me invece è qualcosa di sacro, estremamente sacro, quindi deve essere protetto, ma deve essere anche un luogo dove la vita si genera, ok, raccolgo, produco cose buone, sane, di cui mi nutro, però è anche un posto dove io mi preparo al futuro. Quindi di tutte le cipolle, gli agli che ho, una la lascio e lascio una e ottengo una sfera, cioè ottengo veramente centinaia e centinaia di semi per l'anno dopo. Lascio tutte le piante selvatiche, assolutamente tutte, casomai un po' le seleziono e mi fa piacere vedere che il sincero nell'orto insieme alle persone che hanno fatto la pratica hanno lasciato molte delle piante spontanee. Quindi possiamo trovare comunque metri quadri di orto sano, ok, al Midiaci. Ci sono di varie dimensioni, comunque vi invito comunque a prenderle poi a portarle con voi. Qui trovate grandi noci, ora si parla molto di semi antichi che non solo sono grani, ci sono noci molto grandi, toscane, che troviamo in Italia, questa viene da una frazione di Monte Spertoli, la noce sassolina, tonda, durissima, come i sassi, anche questa è una varietà antica di noce. Ci sono semi molto strani, contenuti all'interno di alcuni ovari molto duri,
Questi vengono dai giardini dell'impossibile di Favignana, giardini ipogei costruiti nelle vecchie cave. Ok, alberi molto strani, però magari si possono adattare a alcuni dei nostri climi, dei climi mediterranei. Ci sono i cardi, la rosa canina, gli albicò. Pensiamo ai frutti, no? Che magari tutti i giorni mangiamo, perché no? Non li conserviamo tutti, alcuni buttiamoli pure nell'organico, ma una buona albicocca io il seme non lo butterei mai, lo faccio seccare un attimo, lo tengo in tasca e me lo porto a casa. Quindi qualsiasi frutto buono ha, non so come dire, è un dovere riprodurlo, ok? Ci sono delle nespole bellissime, ci sono degli oleandri, ok? Che fanno queste, anche il seme dell'oleandro è leggerissimo. Ci sono dei fagioli, del prezzemolo, ecco, ci sono anche del gran turco, e quindi qua mi sono portato un po' di colore e mi invito anche a relazionarvi un po' con me. Che cos'è questa? Una pannocchia di mais. Pannocchia di mais giallo, per altri è? Per tutti? Popcorn. Creativoli. La comunità risponde, è una pannocchia di mais? Ok, sì, è una pannocchia di mais, anche lei, qualcuno ha già fatto dei popcorn, no? Eppure? Sì. Sono tutte pannocchie di mais. Non si trova. Ok, quindi osserviamole, cosa cambia? E qui ci si diverte. Ok, l'osservazione ci parla di diversità. Quanto ne sentiamo parlare di biodiversità? Ok, tantissimo. Biodiversità non è soltanto nei frutti diversi, uno bacato più sano, uno non bacato, medicato. Biodiversità non è soltanto un giardino, okay, naturale. Biodiversità è proprio quello che osserviamo. Cioè, questi semi di una pannocchia di mais, perché qui sono diversi e colorati e qua no? Allora, la natura in tutte le sue forme, al di là dell'armonia, della simmetria, cosa fa la natura? Con i frutti, con i semi, con i rami, con le foglie, con il tronco, cosa fa? Come si manifesta la natura? Diversifica. Quindi la biodiversità la troviamo in ogni elemento della natura. Un terreno tutto di torba, tutto di argilla, tutto di sassi, è senz'altro meno fertile, meno ricco, meno sano di un terreno molto biodiverso, ricco di sostanza organica, di sostanza di fibra di legno, di sostanza inerte. La biodiversità della terra, la biodiversità dei frutti, la biodiversità delle piante, questa biodiversità la possiamo associare a qualunque manifestazione della natura. Se ho un gelsomino con tutti i fiori bianchi profumati allo stesso modo, non avrò comprato una grande pianta. Come se ho un melo che ha le mele tutte uguali. Sarò un coltivatore che dà un sacco di roba alle piante, e diciamocela tutta, ma le piante hanno davvero bisogno di tutta questa roba che noi gli diamo? Non avranno anche bisogno nel periodo dei parassiti di un sano parassita che se la mangia, di una sana formica che si arrampica sul tronco? Assolutamente sì. Allora, i semi sono biodiversi, ok? Come tutte le manifestazioni di natura. Quindi avremo delle enormi ghiande e delle piccole ghiande, dei melograni più grossi e maturi per farci la spremuta, alcuni più piccoli da selezionare magari per i semi dell'anno dopo. Ma abbiamo delle pannocchie di mais e delle pannocchie di gran turco. Oh, questo grano turco italiano ce lo siamo scordati. Sono bastati una manciata di decenni, ok? Dagli anni 70. E in Italia abbiamo smesso di coltivarlo. Il nostro terreno italiano è vocato alle piccole coltivazioni. Siamo forse più fortunati al mondo per la natura, proprio per la biodiversità e per la tipologia di paesaggi, di terreni. Queste colline che nel giro di un'ora diventano montagne, nel giro di un'ora diventano mare e cambiano in continuazione, sono un territorio straordinario per la biodiversità, anche dei semi. Quindi il grano turco è un tipo di coltivazione italiana, assolutamente dimenticato e perso. Perché? Perché serve, come si è detto all'inizio, creatività e passione. Quindi chi lo coltiva seleziona le pannocchie. Questa ha dei chicchi più grandi,
sono scuri e gialli, alcuni sono scuri, alcuni sono gialli, provo a macinarli, ad assaggiarli, sono meglio i neri? L'anno dopo seminerò più di quelli neri, sono meglio i gialli? Che proprietà hanno? Cosa cambia rispetto a quello rosso? Il rosso è più buono per i popcorn, il nero per farci una farina? Quindi la passione, la dedizione, la cura porta alla selezione dell'uomo, della natura, ok? Il contatto diretto. Accade comunque che pannocchie sono più piccoli, altre sono più grandi, altre sono più alte, altre sono più piccole, quindi senz'altro la lavorazione è più difficile rispetto a ciò che ci arriva dall'America con tutte queste pannocchie uguali, stessa altezza, dolcissime, molto resistenti, non si ammalano di niente, anzi con il green business arriviamo a utilizzarle anche per farci le stoviglie ecosostenibili, i sacchettini ecosostenibili, i vasi ecosostenibili, quindi tutto ciò che è ecosostenibile a volte potrete anche diffidarne. E questo ve lo dico perché l'alternativa alla plastica non è sempre un materiale ecosostenibile, nel senso, da dove arriva questo materiale ecosostenibile? Cioè, non solo che tecnologia c'è dietro, ma che origine c'è dietro. Ok, quindi oltre alla plastica abbiamo da smaltire anche 50 anni di cultura persa legata ai semi e alla natura. Abbiamo perso la coltivazione del grano turco, grani poveri di zuccheri, grani molto salutari dal punto di vista nutritivo, grani molto duri, con i quali non ci possiamo fare soltanto i popcorn, ma anche le farine. E certo va da sé che quelli più resistenti li devo selezionare, certo va da sé che con la macchina non posso lavorare facilmente, perché una pannocchia è più alta, una pannocchia è più bassa. Dovrò senz'altro riappropriarmi di quel sano rapporto che c'è fra l'uomo e la natura. Ok, sono bastati veramente una manciata di decenni a giocarsi questo. Quindi, allora, l'invito qual è? Senz'altro a iniziare, a sperimentare e a rapirsi, lasciarsi coinvolgere da tutto ciò che è diverso. Ok? Tutto ciò che è diverso. Comprate un chilo di mele, una diversa dall'altra, quando la mangiate osservate nei semi, raccoglietene alcune. Io riseminerei quella bacata, non riseminerei mai una mela lucida. Ok? Allora, e qui li potete osservare, ci sono pannocchie piccolissime, coloratissime. Un semplice girasole, ok? In un mio viaggio ho scambiato dei girasoli. Da noi troviamo molti girasoli nei campi per l'olio di girasoli, però può capitare di incontrare un anziano signore che mi fece vedere una foto un po' ingiallita di lui su uno scaleo che tocca il fiore del girasole, un girasole alto più di 3 metri, grande così, con i quali io da un anno e mezzo faccio laboratori per bambini con un solo fiore. All'interno del suo fiore era strapieno di questi semi, molto più grandi del normale, rigati. Lui lo chiamava il girasole gigante e per me quello è. Non so che varietà sia e neanche mi importa. Però faccio riseminare ai bambini con attecchimento 120% semi di girasole gigante di questo signore. Sulla germinabilità dei semi, anche qua ci sono molte leggende da sfatare. Compriamo delle buste dove c'è una data di scadenza, c'è un bollino, vivi verde, non vivi verde, selezionato, F1. Dobbiamo diventare cultori e maestri dei semi per acquistare 1,20 € di semi. Prendiamo il primo e ce lo buttiamo nel vaso. Assolutamente no. Invertiamo tutto, non compriamo niente, prendiamo i semi in natura o chiediamoli a chi li scambia. Siamo anche fortunati perché a Firenze ci sono molte realtà di scambisti di semi. Quindi, da questo punto di vista, partiamo comunque da quello che possiamo utilizzare non acquistandolo, ok? E il luogo comune è che c'è una scadenza. Quindi, senz'altro il seme deve essere ben conservato, ma non c'è tutta questa scadenza. Cioè, da una manciata di semi è ovvio che appena raccolti, appena selezionati e seccati, la germinabilità nel tempo diminuisce. Quindi, dopo 2, 3, 4, 10 anni avrò ridotto la germinabilità del seme, ma non sono scaduti. E se comprate un seme, molto spesso dopo 24 mesi ve lo fanno scadere, se no non ve lo ricomprate. In più provate ad aprire queste bustine, ma c'è della carta stampata, c'è della pellicola di alluminio, c'è, e poi c'è uno sputo di 6 grammi di semi di prezzemolo. Cioè, io vi invito davvero a fare una riflessione, se volete semi di prezzemolo ne ho pieno, ma di bietole, di tutto quello, di basilico, siamo pieni. Quindi anche qua sui semi cerchiamo sempre di creare quelle sane comunità come queste, dove un giorno ci troviamo per una colazione ognuno con dei semi diversi, e qua potremmo avere veramente una biodiversità straordinaria. Okay. Siamo pochi, ma da questo punto di vista siamo veramente tanti. Queste ad esempio io le ho avute in prestito da una signora.
65 anni, che vive in provincia di Firenze, che aveva ereditato da un'antica signora che aveva un capanno nell'orto questi pannocchi. Ne aveva un barattolo pieno, ok? Mi ha detto: mi piace, ti ho ascoltato, ho visto la bacheca, te li regalo, mi ha regalato. Ma qui si parla di quasi un secolo di storia di questi semi. Hanno germinato ancora, ve l'assicuro, alcuni. Ma la cosa straordinaria è che possiamo ancora ammirare una pannocchia di gran turco italiano. Che insomma non è così facile, devo andare in Sud America per trovare del mais colorato. Però parliamo tanto di semi autoctoni, di prodotti locali e sani. Questo è grano turco italiano. E viene dalle pianure tra il Pisano e il Senso. Va bene. Quindi a volte a questi incontri è possibile avere anche questa fortuna. Allora, con me porto sempre delle piccole piante, piccole talee, perché parliamo di semi ma anche di talee, quindi va da sé che un agave, che tutti conosciamo, impiega tutta la vita per fare un fiore. Un fiore è un sacco di piani pieno di semi, ok? È più facile però di un agave prendere il figlio sotto le sue foglie spinose e riprodurla. Però è interessante che tutti quei piani di quel fiore, a volte alto 7 metri, sono semi di agave. E proviamo a partire dal seme. Cosa cambia? L'uomo spesso sceglie la via più facile, quindi la talea di una pianta grassa o di un agave è senz'altro la più facile, la più immediata. Però se sperimentate il seme, oltre alle nuove generazioni che avranno modo di osservarlo meglio di noi, potete osservare già voi la resistenza di questa pianta. Quindi qualunque pianta voi riuscite a farla partire dal seme, selezionando le migliori, avrete senz'altro piante più resistenti, perché fanno da sé una naturale bagaglio di difesa da tutti gli agenti, un'acclimatazione naturale partendo dal germoglio, cosa invece la talea a quel punto non fa. Poi riconoscere tra le varie talee qual è la migliore non è così semplice. Poi va da sé che per far radicare la talea ci vendono gli ormoni radicanti, queste polverine bianche in cui immergere la talea prima di metterla a terra. Invece fortunatamente col seme, se non vi va a disputarvi o leccarlo, seminatelo pure, però non abbiamo tutti questi stadi, okay? Tutte queste difficoltà. È un gesto libero, naturale. Che dire, se avete domande mi piacerebbe partire da un vostro spunto, altrimenti vi racconto un po' di esperienze. Dimmi. La domanda la faccio sulla base del rapporto che ho io con i semi, certo. Che non è quello di agire, sì, ma di lasciare che la natura agisca. Perciò io ho un piccolo balcone con pochissimi vasi perché li voglio irrigare solo con l'acqua di pulizia delle verdure, eccetera, cioè l'acqua potabile per irrigare è un delirio. Perciò le quantità sono piccole. Quelle poche cose che ho sono tutte autoseminate, cioè l'ambiente ha buttato dei semi, soprattutto il vento, qualche volta anche gli uccelli. Ecco, allora io volevo sapere il tuo pensiero su, dopo che ci hai descritto bene cosa fa l'uomo, cosa si potrebbe fare un giardino spontaneo. Questo è molto interessante perché introduce a quello che ha detto Fiamma sui giardini aeriplanetari. Cosa sono? I giardinieri planetari hanno un solo maestro, ok? La natura, ciò che fa la natura. Come ti chiami? Paolo. Paolo ha fatto semplicemente quello che dovremmo fare un po' tutti. Se uno è appassionato, limita questa passione anche lasciando un pezzettino alla natura. Perché? Perché quella è maestra. Il miglior luogo dove imparare cose di natura è nel luogo dimenticato. Se c'è un metro quadro dimenticato dell'India, ci andate lì, li osservate. E io l'ho visto, che è là dietro. C'è un bagolaro, c'è un fico, c'è un cappero, in un metro quadro vedete piante incredibili che se voi provate da seme o da talea non ce la fate. Quindi allora il primo maestro è la natura e definiamolo questo giardino planetario, al di là del paesaggista che l'ha introdotto nei suoi testi, che è Gilles Clément, questo francese, noi molto semplicemente, se vogliamo leggiamo i suoi libri, ma possiamo ascoltare questa pedagogia della natura, dell'erba, osservandola. Basta soltanto osservare, il giardiniere planetario lascia esprimere la natura e in questa osservazione accoglie. Gli nascono dei fiori di cicoria, dei tarassachi, della paretaria, della menta spontanea, dei rampicanti. Sono tutte informazioni utili, magari se nasce molto spesso un tappezzante è perché la natura ci dice di rivestire, di coprire. Magari è una zona che è molto irraggiata dal sole, ha bisogno di essere protetta. Cioè la natura non fa mai niente di inutile e di sbagliato. Quindi io sono quando parlo di sperimentazione intendo una sperimentazione sana, naturale, quindi è
sempre bello interagire con la natura, però va da sé che un rifugio di biodiversità, un rifugio dove la natura si esprime naturalmente, va assolutamente lasciato, perché è il nostro museo, la nostra scuola, la nostra osservazione. Quindi quello che posso dirti è che quello che accade sul tuo balcone, che può accadere in tutti gli orti e i vostri giardini, è quello che la natura ci desidera, desidera per quel luogo. Parliamo tanto di genius loci, di spirito del luogo, e in realtà non è che questo, è in uno spazio antropizzato dove l'uomo si è inserito, andare ad osservare quel metro quadro di natura dove invece l'uomo non ha fatto niente e la natura da dirci molto. Quindi non esistono piantacce, non esistono piante spontanee cattivi, non esistono piante infestanti. Esistono soltanto messaggi che la natura ci dà, proprietà e virtù che ancora dobbiamo un po' tutti conoscere. Grazie per il tuo intervento. Poi? Sei rimasto colpito quando prima siamo andati a vedere il tasso qua? Diciamo in 5 minuti mi hai fatto apprezzare tutta una serie di cose di cui non mi ero accorto in anni che comunque ci pensiamo a quella pianta, che pensiamo che sia una delle piante più interessanti che ci sia qua, no? E una delle cose che mi ha colpito era questa, cioè poi ci ha fatto notare la vitalità che c'è dentro questa pianta, che ha trovato come reagire al fatto che fosse tutta inclinata da una parte e come ha formato una specie di spirale ai suoi movimenti, cioè tutti i rami girano verso destra in questo modo. Quindi notare anche queste, diciamo, le azioni e le reazioni delle piante, esatto, stesse. Cioè l'approccio non deve essere mai troppo scientifico. Come tutti abbiamo il talento personale della musica, della scrittura, dell'immagine, della fotografia, del gesto, tutti ce l'abbiamo. Così tutti abbiamo la capacità di osservare la natura. Qualcuno di noi sarà più bravo con i punti, qualcuno con la terra, qualcuno con i semi, qualcuno con la sensibilità del toccare un elemento vitale che non è umano. Però ognuno di noi ha un talento con la natura, nessuno ha bisogno della scienza. Ovviamente stiamo parlando di una sensibilità, ok? Però osservare un tasso che ha più di un secolo non è soltanto fare una campionatura della corteccia, un saggio nel terreno per valutarne lo stato delle radici, la valutazione fitosanitaria delle foglie. No, non serve. Lo osserviamo in base ai tassi che conosciamo, che abbiamo osservato, e possiamo vedere che un tasso secolare si sta muovendo a spirale già da molti decenni, perché a terra ha bisogno di bilanciarsi. È estremamente inclinato, ha una ferita da quando è nato, ma la si osserva. Dal suo colletto alla base sta partendo una ferita che ha cicatrizzato dopo molto tempo, però l'albero cosa ha fatto? Si è difeso da solo, ha avuto soltanto una fortuna, che nessun uomo all'interno di questa corte si è messo lì con la motosega, un po' di pennello, cicatrizzanti, tagli, saggi, ha avuto la fortuna che nessuno ha fatto niente. Lui è molto sano, è molto vigoroso e sta vivendo la sua naturale vita biologica in tutta tranquillità. L'unica cosa che possiamo fare è tutelargli l'intorno, no? Quindi cercare di potare un po' i platani, alleggerire un po' la chioma, però lasciare semplicemente il suo ciclo vitale naturale. E anche qua basta davvero osservare, non serve di fare altro. E vi invito, se siete qua, a farci un salto. Io ringrazio Dario per questa chiacchierata illuminante, per tutti questi semi. Qui c'è fuori Sandra che dovrebbe fare un semino, e tanto consigliato il tolto chiuso, e invece tutti i presenti possono fare domande o prendersi poi il secondo caffè e approfittare di Dario da sola e il semino.